La pandemia ha reso evidenti i ritardi strutturali e infrastrutturali di cui soffre la scuola, programmi di apprendimento, aule, organici, trasformando radicalmente il lavoro dei docenti. Su quest'ultimo punto ne hanno risentito crescita professionale, carico di lavoro e retribuzione, mentre gli aspetti di maggiore soddisfazione per i docenti riguardano la relazione con gli studenti, le famiglie, i colleghi di lavoro e la coerenza del lavoro con i propri interessi e le proprie passioni. Sono alcuni aspetti emersi dall'indagine IRES-CGIL Emilia-Romagna intitolata Pandemia e qualità del lavoro nella scuola in provincia di Modena, promossa dal sindacato CGIL Scuole, presentata presso la sede della CGIL di Modena da Claudio Riso, segretario provinciale, e Fabiola Codra, ricercatrice IRES-CGIL Emilia-Romagna. Ma quali sono le condizioni che ora si dovrebbero creare o ricreare per favorire il lavoro dei docenti? Allora, noi riteniamo intanto che bisogna lavorare lasciando maggiore autonomia possibile al docente, bisogna tornare sostanzialmente ad una versione del docente, quella che abbiamo conosciuto qualche anno fa, in cui era il docente che era in grado in autonomia di decidere come lavorare, come organizzare i propri tempi di vita e di lavoro. C'è un elemento che esce dall'indagine che facciamo, apparentemente secondario, ma secondo me importante. Tanti chiedono che la scuola metta a disposizione degli spazi dove poter fare a scuola quel lavoro che normalmente si fa a casa. Non tutti sanno, per esempio, che il lavoro a scuole sono una parte del lavoro che fa un docente, l'altra parte del lavoro lo si fa il sabato, la domenica, sul tavolo della cucina, sul tavolo del soggiorno. E banalmente rendere le scuole più accoglienti sia durante le lezioni che per il lavoro extra le lezioni permette di poter incrementare l'autonomia di chi a scuola lavora. E serve anche un maggiore riconoscimento anche economico, anche dal punto di vista economico, perché non puoi pagare 1.400-1.500 euro una categoria che forma le generazioni che poi sono quelle che governeranno uno dei paesi più ricchi al mondo. Questo non va bene, evidentemente. E poi serve molto banalmente il fatto che quando si dice qualcosa sulla scuola, questo abbia un seguito vero, reale. Noi assistiamo tutte le volte che c'è un nuovo ministro dell'istruzione a dichiarazioni di principio che poi puntualmente vengono abbandonate. Queste dichiarazioni di principio invece andrebbero realmente concretizzate.